Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 52. Rimasi lì a fissarlo. Sinceramente mi faceva una tenerezza in quel momento. I miei genitori sono morti di overdose quando io ero bambino. Percepivo la sua rabbia e la sua tristezza messe insieme, che creano qualcosa di diabolico, tipo per vendetta, per suo fratello. Beh, non lo biasimo. Anche io avrei fatto lo stesso. Mi dispiace, ma io non capisco cosa c'entra tutto ciò con me e la mia famiglia. Proprio non capisci. Tu mi hai ucciso. E all'improvviso svanì nel nulla. Teo, ma che voleva dire? Non lo so, ma io non ho ucciso nessuno. E allora perché ha detto così? Ma che cazzo ne so io? Secondo te mi metto ad uccidere la gente? No, però. Però un cazzo! Posso essere tutto tranne che un assassino! Ti sto solo dicendo, non ti sto accusando. Come ti pare? E se fosse tuo fratello? Sono figlio unico, Est. E se non lo fossi? Cioè, se magari non ti ricordi di avercelo? Che però è molto strano che non ti ricordi di avere un fratello. O i tuoi genitori te lo hanno tenuto nascosto. Sì, dai, ma come fanno a tenere nascosto un figlio? O se no, siccome si drogavano sempre, ti davano qualcosa pure a te, e quindi essendo piccolo non ti ricordi? Ci potrebbe stare. Ma è impossibile, io sono figlio unico. Boh, non so che dirti. Vado a fare una passeggiata. Ciao. Ciao. Andai in cucina e mi feci un panino con la Nutella, accompagnato da un film horror, e come sempre. Mi addormentai.